Ok, quindi faccio un altro esempio, divisione tra polinomi, magari con due polinomi leggermente più complessi. Quindi diamo polinomio P, per esempio, 2a alla terza, meno 3a alla seconda, meno 12. E voglio dividerlo in colonna per il polinomio D uguale 2a meno a alla seconda. Ora, per applicare l'algoritmo, la procedura di divisione, è utile mettere tutti i monomi in ordine di grado e lasciare degli spazi vuoti se ci sono dei monomi mancanti. Quindi, per esempio, qui non c'è il termine di primo grado, lasciamo un po' di spazio perché poi nell'incolonnamento viene utile. E anche il divisore lo voglio ordinare per grado, quindi metto meno a alla seconda più 2a. Una volta che abbiamo fatto questo, iniziamo la procedura e quindi vogliamo trovare un monomio che, moltiplicato per meno a alla seconda, che è il termine di grado più alto del divisore, dia 2a alla terza, che è il termine di grado più alto del dividendo. E questo monomio è meno 2a. In questo modo viene meno per meno più 2 per 1, 2a per la seconda alla terza. Naturalmente questa cosa qui, uno potrebbe anche vedere al contrario, questo monomio è proprio 2 alla terza diviso meno a alla seconda, quindi dipende come preferite vedere le cose, ma in entrambi i casi trovate meno 2a, che è il monomio da mettere qui. Ora facciamo moltiplicazione, quindi meno 2a per meno alla seconda fa come volevamo, 2 alla terza, e poi dobbiamo fare anche questa moltiplicazione, quindi meno 2a per 2a, che fa meno 4a alla seconda, quindi lo metto nella colonna dei monomi di secondo grado, e dopodiché facciamo la sottrazione, quindi qui ci viene 0, qui abbiamo meno 3a, dobbiamo fare meno meno 4a, quindi il risultato sarà più a alla seconda, e qui abbiamo 0, che rimane 0, e qui abbiamo meno 12 meno 0, che rimane meno 12. E a questo punto ricominciamo la procedura e quindi troviamo un monomio che moltiplicato per meno a alla seconda faccia più a alla seconda, questo è meno 1, quindi meno 1, e ora moltiplichiamo, meno 1 per meno alla seconda fa più a alla seconda, meno 1 per 2a fa meno 2a, lo mettiamo qua nella colonna dei monomi di primo grado. Qui ci viene 0, qui vedete che ci è utile aver lasciato lo spazio perché se abbiamo 0 meno 2a fa più 2a e poi abbiamo meno 12. E quindi a questo punto abbiamo trovato qui un polinomio che ha grado inferiore al divisore e quindi ci fermiamo qui e questo sarà il nostro resto, questo il nostro quoziente. E quindi potremmo scrivere che il nostro polinomio P da cui siamo partiti è uguale al quoziente per il divisore più il resto, come abbiamo visto prima, e quindi è meno alla seconda, no, in realtà non fa differenza, ma mettiamolo nello stesso ordine in cui è qui, quindi abbiamo il quoziente che è meno 2a meno 1 per meno alla seconda più 2a più il resto che è 2a meno 12. E se svolgete questa moltiplicazione, poi sommate i monomi simili, dovreste ritrovare proprio il polinomio P da cui eravate partiti, il che ci, diciamo, dà la prova che abbiamo eseguito i conti correttamente. Dunque, proviamo a fare un esempio di divisione tra polinomi, quindi per esempio un pochino più lunga, quindi un polinomio, sempre 2x alla terza, meno 5x alla quinta, meno 6x più 1, e lo vogliamo dividere per il polinomio D, che è 2x meno x alla seconda. Quindi 2x meno x alla seconda.
Quindi dobbiamo preparare i due polinomi in maniera che siano ordinati secondo le potenze, in maniera decrescente. Quindi qua ci lascio uno spazio per la potenza quarta, qui ci metto più 2x alla terza, qua lascio lo spazio per la seconda, qui ho meno 6x più 1. E poi facciamo lo schemino per la divisione e qui anche lo metto in maniera ordinata, quindi meno x al quadrato più 2x. Ok, adesso iniziamo la procedura e quindi qui devo trovare un monomio che moltiplicato per meno x alla seconda mi dia meno 5x alla quinta e quindi ci mettiamo 5x alla terza. Quindi moltiplicato per questo mi dà meno 5x alla quinta e poi devo anche moltiplicarlo per questo che mi rimane 5 per 2 è 10x alla quarta, quindi più 10x alla quarta. E poi sottraiamo, quindi questo meno questo fa 0, 0 meno questo fa meno 10x alla quarta, questo meno 0 fa, rimane così, 2x alla terza, questo rimane niente, questo rimane uguale, 6x più 1. Ok, secondo monomio dobbiamo ottenere meno 10x alla quarta e quindi il segno sarà più e devo avere un 10 x alla seconda, quindi rimane meno 10 x alla quarta, appunto. E poi abbiamo 10x alla seconda per 2x che fa 20x alla terza, quindi più 20x alla terza e basta. Quindi questo se ne va e qui abbiamo 2x alla terza meno 20x alla terza, quindi rimane meno 18x alla terza. Qui niente, e qui lo abbassiamo. Facciamo un po' di spazio. Andiamo avanti. Quindi abbiamo qui il meno 18x alla terza. Per cui lo possiamo ottenere mettendo di nuovo un segno più e moltiplicando per 18 e x. Quindi 18x per meno x alla seconda fa proprio meno 18x alla terza. E poi abbiamo 18, x per 2x che fa più 36x alla seconda. Tiriamo la riga, sottraiamo, questo se ne va, questo rimane meno 36x alla seconda perché è 0 meno 36 e qui rimane meno 6x più 1 meno 0 che fa, rimane così, meno 6x più 1. Ora possiamo ancora fare un passaggio perché questo è un polinomio di grado 2, tanto come il divisore. Per ottenere meno 36x alla seconda dobbiamo usare il numero 36. 36 per meno x alla seconda fa meno 36x alla seconda e poi rimane 36 per 2 che fa 72, quindi rimane più 72x e sottraiamo e quindi qua viene meno 36, meno 36, 0, meno 6x meno 72, quindi rimane meno 78x. E qui rimane 1 meno 0 che fa 1. A questo punto abbiamo ottenuto un polinomio qui che è di grado 1, mentre il divisore è di grado 2, quindi questo è il nostro resto e la procedura si arresta. Quindi questo qui è il divisore e questo è il quoziente e questo qui era il polinomio. Da cui eravamo partiti. Questo. Quindi, in definitiva, possiamo scrivere che abbiamo finito la divisione e se vogliamo possiamo riscrivere il nostro polinomio P come quoziente per divisore più resto e verificare che abbiamo fatto i conti giusti. Quindi abbiamo il quoziente che è 5x alla terza più 10x alla seconda più 18x
più 36. E se lo moltiplichiamo per il divisore, che è meno x alla seconda più 2x, e poi aggiungiamo il resto, che è meno 78x più 1, troviamo, dovremmo proprio trovare il polinomio di partenza. Quindi potete provare a eseguire questa moltiplicazione, poi fare la somma e vedere se abbiamo fatto i conti giusti, dobbiamo ritrovare il polinomio di partenza.